L'internet! Spiegato bene. Quante volte vi è capitato di voler fare un acquisto online e poi cambiare idea al momento dell'acquisto? Perché vi siete resi conto che non vi serve o non volete spendere quei soldi. E poi quel prodotto vi perseguita. Ci spiano! Loro sanno tutto! Guardano cosa guardo per guardarmi meglio! Quante volte avete gridato alla teoria del complotto vedendo pubblicità di cose che avete cercato online sui vostri siti preferiti? Accade praticamente sempre. Signori e signore, avete appena capito come funzionano i cookies. Quel simpatico messaggio del cazzo che compare da qualche mese su ogni sito internet. Clicca su ok se sei d'accordo. O clicca su chiudi se sei d'accordo. Tanto non puoi farci niente lo stesso. In parole povere, il browser raccoglie in una cartella sul tuo computer tutti gli elementi che compongono le pagine internet che visiti, formando così la cosiddetta cache. Questo vi aiuterà a navigare più velocemente sui siti che visitate di frequente o ad aiutarvi a ricordare le password nel momento del bisogno. I cookie non sono assolutamente un pericolo, anzi sono fondamentali per alcune funzioni, come memorizzare un prodotto che ficcate in un carrello online su un sito di acquisti, o a scopi pubblicitari per martellarti con le pubblicità dei prodotti che cerchi online sui tuoi siti preferiti. Ad esempio consigliandoti in continuazione l'acquisto di un pisello di gomma che hai guardato una sola volta in vita tua su Amazon per pura curiosità. Perché ho cercato quel pisello di gomma? Puoi farci qualcosa? Assolutamente sì. Se non vuoi lasciare tracce, apri il tuo browser in modalità in incognito. Oppure nelle impostazioni puoi cancellare i cookie e svuotare la cache. In caso contrario, o perché non compri questo bellissimo fallo di gomma? Solo per oggi avrai il 25% di sconto. Clicca su ok se sei d'accordo o clicca sulla X se sei d'accordo lo stesso. Tanto anche se non lo compri te lo mettiamo comunque nel cookie.